non so, avete qualche feedback, qualche commento? C'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa? Siamo sconvolte, no, perché io mentre lo rivedevo, per ormai l'ho visto già tante volte, in realtà per chi fa l'ostetrica o per una donna che ha già partorito riesce ad entrare molto in questa scena, in questo monologo dove vabbè, l'attrice è bravissima e non servono i miei commenti per dirlo. Per chi c'è passato, perché le vive come ostetrica in sala parto, come donna appunto, no? Nel breve curriculum che ho preparato ho detto che il mio cambiamento è passato da donna che ha partorito un parto disatteso, perché mentre la Giuliana Musso recitava, io ho rivissuto il mio parto, Laura, il mio parto è stato esattamente così. Quindi io che mi ero fatta tutti i miei bei film sul parto, nel senso che mi immaginavo sto parto bello da sola, eccetera, arrivata a 40 settimane mi hanno detto che non potevo andare oltre perché il termine, stessa cosa orribile che si dice alle donne, è scaduto, no? Come se fossimo uno yogurt che va in scadenza, per cui ti devi ricoverare perché la bimba non può più stare. Mi ricoverano e mi è successo esattamente quello che la Musso descrive. Arrivata lì, tricotomia, pulizia del pubo, perché se mai poi c'è bisogno di un cesario dobbiamo preparare tricotomia, clistere, tracciati, flebo. La maggior parte delle donne vivono che entra in ospedale o in una struttura vive questo tipologia di approccio, cioè, non è una cosa così rara. Noi cerchiamo di entrare nella scena con loro, visto che appunto non sono uno ostetrica, che supposto che nessuno di voi abbia partorito, ecco, e quindi la scena più o meno che è stata, che mi si è presa, no più o meno, la scena è stata questa. Dopodiché ho detto ok, se il parto è questo, nessuna donna partorisce, non può essere questo, perché anche noi sulla formazione delle ostetriche ci sarebbe tanto da dire, perché se le ostetriche vengono formate con un approccio medico, anche noi poi dobbiamo riprenderci in mano tutta la conoscenza della fisiologia, perché per fortuna il parto è altro. Il monologo poi si sviluppa su tutto, come diceva Laura, del lavoro delle ostetriche, cosa facevano prima, ma fondamentalmente e soprattutto non tanto come lavoravano le ostetriche e cosa facevano, ma l'importanza della relazione, di come in realtà queste ostetriche entravano nelle case di queste donne ed erano quelle un po' che entravano nella vita, nella relazione, nelle problematiche, quindi una donna a sostegno di altre donne nell'intero ciclo vitale della propria vita. Nella nostra indagine, ripeto solo alcuni numeri, 36% di cesario, 52% di episiotomia, 47% di cristeller, tutte queste cose qua. Secondo voi, quanto abbiamo chiesto, perché poi l'indagine era molto corposa e se volete io vi giro, mi pare che il report a te l'ho già girato, se loro sono interessate, perfetto. Noi a queste donne abbiamo anche chiesto com'è stata l'esperienza del parto per te, secondo voi cosa hanno risposto? Cosa hanno risposto? Negativa? Negativa? Umiliante, negativa. Le donne nell'80% dei casi hanno detto che è stata un'ottima esperienza e ho detto no, allora c'è qualcosa che non funziona. E ho fatto un focus group, quindi ho riunito un gruppetto, ho detto no, scusatemi, fatemi capire. Vi hanno fatto la Cristeller, l'episiotomia, nel 97% dei casi non è stato possibile scegliere la posizione del parto, bensì sdraiate. Non vi è stato possibile questo. Come mai poi dite che l'esperienza è stata ottima? È una donna...
Una donna mi ha illuminata, mi ha detto: Mima, perché non sono morta? E il bambino non è morto. Va da sé, signori miei, che se il termine di paragone è la morte, non sono morte, l'esperienza è stata ottima. Ma se l'esperienza è, se il paragone è invece una nascita rispettata, rispettata, perché noi poi come associazione puntiamo al rispetto, la proposta di legge è stata, se vogliamo, una provocazione a dire: signori miei, noi ci stiamo alzando, svegliando e vogliamo una nascita rispettata, e magari questa nascita sia e venga rispettata all'interno dei punti nascita. Sì, anche perché ieri alcuni di voi, puoi provare a mettere il video? C'è un altro video molto piccolo che invece, appunto, dove ci sono le donne che raccontano, calabresi, sì, che raccontano diciamo la parte più qualitativa della ricerca, visto che ieri abbiamo discusso i dati, abbiamo visto appunto i numeri di questa ricerca fatta, ricordo, su 900 questionari, che sono stati somministrati dalle ostetriche alle donne entro le prime 24 ore dal parto, e quindi i risultati sono stati molto interessanti, ieri li abbiamo visti, però alcune di voi ieri pomeriggio sono venute nel mio studio, non so quali di voi adesso, però mi hanno detto, appunto, ho parlato anche di questo video, e magari adesso ho 5 minuti, facciamo vedere cosa dicono proprio le donne, perché non magari è calabrese, da me, sì, l'abbiamo già detto, e cosa dicono le donne, anche perché sembra che magari Giuliana Musso, nel suo famosissimo monologo Nati in casa, magari sembra un'esagerazione, no? E invece adesso sentiamo cosa dicono le donne stesse, puoi farlo partire, le donne stesse che sono state intervistate. Chiudiamo la luce. 962 donne. Questo è solo un pezzetto del video. E ho avuto un'esperienza assolutamente non bella, perché a causa di un'eccessiva e inutile medicalizzazione è stata messa a rischio la vita di mia figlia e siamo usciti traumatizzati. Da questa esperienza è scaturita la decisione di far nascere la seconda in un'altra struttura, dove preventivamente eravamo riusciti a negoziare le nostre esigenze più importanti. Primariamente era che non ci avrebbero dovuto sottoporre a procedure sanitarie inutili se non strettamente necessario. Sono tante le procedure inutili, cioè in una gravidanza fisiologica teoricamente non serve nessun intervento sanitario, a meno che non ci sia qualche patologia in atto, qualcosa che subentra successivamente. Non si è svolto quasi nulla secondo quanto c'era stato descritto dall'ostetrica nel corso preparto, giusto perché ne una di poter fare il travaglio insieme a mio marito, e invece mio marito non è mai potuto stare vicino a me. In sala parto sono stata costretta alla posizione litotomica e non riuscivo assolutamente a effettuare delle spinte efficaci. Il mio parto è stato una violenza, è stato un parto non rispettato, ho avuto uno scollamento delle membrane a 37 settimane nonostante avessi una fantastica gravidanza fisiologica senza nessun tipo di problemi perché c'era bisogno di posti letto in ospedale. È stato un parto in cui sono stata sottoposta a delle manovre senza consenso, in cui sono stata legata senza consenso, in cui ho subito delle lacerazioni e delle conseguenze sia per me che per mia figlia.
nel mio, diciamo, percorso di scoperta della maternità, non ho trovato tanti punti di riferimento per pensare di avere qua un parto sereno e tranquillo. Infatti per questo, diciamo, all'inizio del nono mese sono ritornata verso casa, diciamo, dove mi sentivo un po' più diciamo a mio agio, perché, diciamo, il centro di Firenze, cioè il centro di Careggi, che è il centro Margherita, che è un distaccamento, è sempre all'interno dell'ospedale, ma è un distaccamento dove la partoriente poi è seguita da solo da ostetriche, che passato la gravidanza qua erano tantissime paure, perché tutte le informazioni che mi venivano date, anche al corso preparto, erano quelle: ti viene portato via il bambino, se partorisci di notte fino alla mattina non lo vedi, forse gli danno già l'atto artificiale, perciò questo mi terrorizzava veramente. E di conseguenza, quando appunto ho scoperto che ci poteva essere quella via di mezzo che potesse consentirmi anche di tenere mia figlia con me dal momento in cui nasce, già quello mi faceva stare più tranquilla. Considerate che io sono entrata in sala parto alle 10 del mattino e ho partorito alle 6 e mezza del pomeriggio, senza costrizioni, senza pressioni, seguita addirittura col cambio turno, mi sono trovata bene in entrambi diciamo, i casi, perciò lo rifarei là, sinceramente. Durante il travaglio. A me veniva solo consigliato di stare sotto la doccia, mio marito non è potuto stare lì con me in stanza perché non aveva una stanza, ero con altre 5 persone. Di 60 km e ho preferito fare appunto una struttura lontana però sicura per me. Che deve partire dal basso, quindi dalle scuole, educazione sessuale, informazione, e dare la possibilità alle donne di scegliere, perché così come deve essere rispettata la volontà di partorire in ospedale, deve essere rispettata la volontà di partorire in acqua e deve essere rispettata la volontà di partorire in casa. E tra l'altro in molti paesi anglosassoni si è visto che il costo è minore quando si partorisce in casa e si rispetta la fisiologia del parto e non c'è medicalizzazione. Linee guida nazionali, perché se il Ministero della Salute nel 2012 ha scritto
momento, nello spianto, che il parto vaginale del cesareo deve essere sempre consigliato, proposto alle donne, questo deve essere offerto e garantito da tutte le strutture ospedaliere pubbliche che si trovano in Italia, quindi anche in Calabria. Non solo, ma sul sito del Ministero della Salute, questo viene ribadito ancora oggi, è possibile leggere che il parto naturale è raccomandabile anche dopo uno o due cesarei. E allora, per quale motivo le strutture ospedaliere che offrono un servizio gratuito garantito dal Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di offrire quanto raccomandato dal Ministero della Salute? L'ideale è che si muovano sul doppio binario che è stato proposto al convegno regionale del 25 gennaio e quindi sicuramente aiutare le mamme a scegliere anche il parto extraospedaliero con un rimborso già previsto peraltro in varie regioni italiane, quelle più avanzate, cercare delle figure ostetiche che si occupano di fisiologia e che sono in grado di portare avanti il percorso in maniera serena, senza ansie inutili. Una struttura più rispettosa del percorso nascita, è una struttura in cui al centro del mio parto sono io e non i medici e il personale sanitario. Bene. È chiaro che potremmo restare qua adesso a parlare per altre 5 ore su questo tema così importante. E potremmo parlare per esempio del perché hanno chiuso i centri nascita invece di potenziarli, come sarebbe stato giusto fare. Per quale motivo? Sì. C'era qua, sia su Maria Mannelli che all'Annunziata, per molti anni si sono fatti parti nell'acqua. Dunque vuoi rispondere? Sì. Allora, il parto in acqua toglie la possibilità, il grosso cruccio qual è che toglie la possibilità all'operatore sanitario di mettere le mani. Siccome l'abitudine è quella di fare qualcosa, perché questo bambino lo dobbiamo fare nascere noi, non è la donna che mette al mondo, il non avere il controllo sul parto significa quasi non... dichiarare che non ho potere in quel momento. In realtà in acqua invece la donna si protegge ancora di più, perché appunto non ci sono pratiche inappropriate in quel momento, ma soprattutto se la donna desidera il travaglio, il parto in acqua, chiaramente è più antalgico, lo sceglie lei. Sì, non lo dovrebbero fare, però ora, come diceva la vostra docente, prima c'era la possibilità di Cosenza di partorire in acqua, ora è diventato un raccoglitore di altro materiale per l'ospedale, non lo utilizza. Io volevo sottolineare, in base alla domanda che hai fatto, anche quello che diceva prima la professoressa Corradi, proprio perché si sono chiusi i punti nascita in Calabria, quindi che cosa ha portato? Ha portato quello che dicevamo ieri, no? Quello che è emerso ieri. La burocratizzazione di un evento fisiologico che può essere la gravidanza e quindi il venir meno del diritto della donna di poter comunque scegliere il proprio parto. E nella velocità, perché comunque tutte quelle manovre che vengono fatte, cioè servono per velocizzare quello che è il parto e quindi di fare una catena di montaggio, cioè non c'è più si è perso l'ipermedicalizzazione di un evento così naturale, nasce proprio da questo, proprio perché non c'è più il rispetto, non c'è al centro dell'assistenza alla persona, ma c'è la velocità di andare avanti per poter esperire il più velocemente quello che è un evento fisiologico che è la gravidanza. Sì, ho piuttosto che dire perché non si offre, io dico, ma viene chiesto? Io stamattina ho sentito parlare del piano del parto di cui ne avete discusso ieri. Quando faccio gli incontri alle donne dico sempre, se io ho
una pizzeria, parliamo di altro, e faccio delle pizze con ingredienti schifosi, passatemi il termine, non buoni, eccetera, ma la gente viene e mangia la pizza, secondo voi io sono motivata al cambiamento? No. Se io, direttore generale di ormai sono tutte aziende sanitarie, se io, direttore generale, non ricevo nessuna richiesta, se io, direttore dell'unità operativa del reparto di ostetricia e ginecologia, non ho piani del parto, non ho richieste, ma secondo voi sono motivata a cambiare? Perché dovrei cambiare? Perché fra l'altro cambiare significa fare formazione, significa che il parto in acqua devo preparare la struttura, devo preparare il personale a poter e a saper assistere un parto in acqua, come preparare il personale a saper assistere un parto accovacciato piuttosto che alla liana, piuttosto che allo sgabello. Quindi se la richiesta e domanda è il lato della stessa medaglia, io cambio nella misura in cui, e io sono 20 anni, che provo a dire alle donne, in Inghilterra le pratiche di assistenza alla nascita pensate che siano cambiate perché una mattina è apparsa sul balconcino la regina Elisabetta e ha detto: care donne, da domani vi offro il parto demedicalizzato. Pensate sia successo questo? È successo questo? No, cos'è successo in Inghilterra? Le donne sono scese in piazza con i cartelloni dicendo: vogliamo partorire come diciamo noi, altrimenti non veniamo nelle vostre strutture. Io in 20 anni che sto dicendo, organizzato ad andare dai direttori, sapete quanti gruppi ci sono andati in 20 anni che faccio questo? Ditemi un numero. 14, brava Giulietta, zero. E voi vi immaginate se 20 donne incinte con la pancia arrivano da un direttore generale? Ma quello si spaventa. Chiama la polizia perché la donna incinta è una donna potente. Perché la donna incinta fa paura, e controllare il processo del parto significa controllare la società. Perché la donna che partorisce è una donna che esprime il massimo della potenza. E i benefici della buona nascita sono legati alla salute, questo l'avete detto ieri, ecco perché è un obbligo, un compito anche di voi maschi proteggere la nascita. Mica perché siete maschi e non partorite, non ci occupiamo della nascita, è un dovere per due motivi, intanto perché riguarda la salute, come maschi fate parte di questo processo, e due perché intanto anche i maschi vengono partoriti ancora dalle donne, per cui proteggere la nascita è un compito di tutti noi. Scusate la... Bene, io direi che possiamo ringraziare queste ostetriche, Mimma, Silvia e Monica, la presidente dell'associazione Infanzia e Adolescenza, per aver passato con noi insieme ieri a Licia, l'altra ostetrica anziana che ha passato con noi la mattina di ieri. Penso che le dobbiamo ringraziare per quello che ci hanno offerto. Sicuramente potremmo andare avanti veramente delle ore. So che alcune di voi hanno già deciso di fare la tesina su questo tema. Alla fine, adesso, potete fermarvi, quelle vogliono fare la tesina, e parlare a tu per tu con le ostetriche e con le associazioni per avere i consigli che vi servono per portare a termine la vostra tesina. Facciamo un caldo applauso a questa parte.